Con Mister Sant'Alfonsi, Mister, questo 2022 si sta per concludere, vogliamo tracciare un piccolo bilancio? Sì, il bilancio purtroppo non è positivo perché, come dicevo dopo l'ultima partita di Avezzano, tutti auspicavamo in un'altra classifica, in un'altra posizione, e purtroppo non è stato così, e quindi lavoriamo per fare comunque un grande girone di ritorno. Sì, sicuramente è stata una grande stagione l'anno scorso, un grandissimo girone di ritorno che ci ha portato alla vittoria dei playoff. E è stata sicuramente una bella soddisfazione per me, per la squadra dell'anno scorso, anche per la città che ha vissuto anche un giro d'andata l'anno scorso non bello. Quest'anno poi siamo partiti non benissimo, ci sono state un po' di difficoltà, poi è stato anche un cambio di allenatore, poi sono tornato io e siamo ripartiti. Ripeto, non doveva essere la situazione della Samp quest'anno, purtroppo il calcio però non lascia sempre delle sorprese, purtroppo per la Sammettese non sono mai belle sorprese. Per il 2023 cosa si aspetta Sant'Alfonsi? Io spero che facciamo un grandissimo giro di ritorno, vinciamo più partite possibili e vediamo poi dove possiamo arrivare. Noi l'unica cosa che possiamo garantire è il massimo impegno sia da parte mia, di Stefano, tutto lo staff e dei ragazzi, quello sicuramente al 100%. Perché la piazza lo merita, i tifosi lo meritano e anche i ragazzi sicuramente daranno il massimo per fare un grandissimo girone di ritorno. Però sappiamo che non dipende più da noi. Noi l'unica cosa che dobbiamo fare è pensare a vincere tutte le Squadra già al lavoro in questa pausa, come sarà il programma di lavoro da qui alla ripresa del campionato? partite. Sì, stiamo lavorando bene col prof Salli che è tornato. Salutiamo il prof Paolini che per problemi di scuola ci ha dovuto lasciare e stiamo lavorando bene. I ragazzi sono tornati anche in una buona condizione, quindi adesso lavoreremo questa settimana e poi la prossima già sarà una settimana pre-gara perché ci prepareremo per Monte Giorgio.